Carissimi amici e amiche, do tutto il benvenuto a questo ciclo di catechesi su San Giuseppe, chiamato San Giuseppe il più santo dei santi, dal titolo di un testo che ci accompagnerà in queste meditazioni, che è il testo del padre Ángel Peña del 2008, appunto intitolato San Giuseppe il più santo dei santi, che ha come finalità, ecco, quello di concedere di rappresentare un excursus alcune caratteristiche della vita e della persona di San Giuseppe, così come ricavate fondamentalmente dalla tradizione spirituale, dai pensieri dei papi, degli scritti dei santi, perché come tutti quanti sanno, credo, San Giuseppe nella Sacra Scrittura ha pochissime indicazioni e rappresentazioni. Questa sera, nella prima puntata, vedremo appunto il primo capitolo, cioè alcuni passaggi veterotestamentari, anche alcune figure bibliche, specialmente quella del suo omonimo, quindi Giuseppe, figlio di Giacobbe, come possono essere accostate a San Giuseppe. Abbiamo poi gli scarni riferimenti evangelici, certamente importanti. San Giuseppe appare nel Vangelo di Matteo, di San Matteo, come lo sposo di Maria, come colui che, guidato dagli angeli attraverso i sogni, si prende la responsabilità prima di accogliere la Madonna riconoscendola come Madre di Dio, poi di mettere in salvo il bambino Gesù dalla furia di Erode partendo in Egitto, poi tornando sempre su avviso dell'angelo a Nazareth, e poi silenziosamente vivendo con San Giuseppe, con Gesù e con Maria, e certamente addestrando Gesù all'arte povera, artigianale appunto, del falegname o del carpentiere. Ciò perché i Vangeli ci attestano chiaramente che quando Gesù comparve, specialmente i suoi concittadini di Nazareth, lo chiamavano il figlio del falegname, il figlio appunto del carpentiere. Quindi questi sono gli scarnissimi dati che ci dà la Sacra Scrittura, e quindi sulla figura di San Giuseppe, ecco, si è poi costruito un pensiero, che dobbiamo fare sempre molta molta attenzione a valorizzare, perché io personalmente sono sempre stato molto molto sensibile ai pensieri dei grandi autori spirituali o dei santi, perché lo Spirito Santo continua a parlare nei cuori dei santi. Una cosa detta da un santo, da un santo autore o da un papa, cioè, ha certamente un peso specifico, perché, a carità, non è una verità rivelata, non è un dogma di fede. Quindi per San Giuseppe vale proprio, è un altro dei tanti ambiti eminentemente cattolici dove vale il monito del guardarsi dal biblicismo. Biblicismo significa quell'eresia che vuole per forza dover far risalire a materiale esplicitamente esistente nella Sacra Scrittura tutto ciò che la Chiesa crede e vive. Faccio tanto un esempio: ieri ho intravisto oggi, ieri avevo fatto un post ieri su Twitter, un tweet sul 2 di novembre. Il giorno del 2 di novembre, no? Il 2 di novembre è il giorno in cui meditare sulle verità di fede dopo la morte, anzitutto il purgatorio, perché è proprio la festa, diciamo così, tra virgolette, delle anime purganti, ma anche sull'inferno, che oggi non ne parla più nessuno, insomma, perché non è che con la morte, come oggi spesso si pensa, si va tutti riti in paradiso. Tutti quanti saremmo contenti se così fosse. Ma altro è quello che ci farebbe contenti, altro è quello che il nostro Signore ci ha rivelato. Noi non possiamo
predicare quello che ci farebbe contenti, ma dobbiamo stare a quello che il Signore ci ha predicato e la Santa Madre Chiesa da 2000 anni ha ininterrottamente predicato. Che poi oggi ci sia qualcuno che di testa sua va a farsi dei viaggi un po' alternativi, questi sono affari suoi, ma anche qui no, noi abbiamo il conforto di 2000, cioè la grande realtà che è la Chiesa, questo deve sempre aiutarci. E ho fatto un'omelia ieri che l'ho registrata, ancora non la metto in giro, ma pensavo seriamente proprio di metterla in giro, perché questa omelia ho parlato un po', faccio questa premessa perché, ripeto, questo ciclo di catechesi, se non abbiamo chiari alcuni aspetti, non ha ragione di essere, perché uno comincia a dire dove sta nella Bibbia? Allora, prima di dire questa cosa qui, perché apro sempre 400 parentesi, no? Diciamo che in quel tweet ho visto un commento, io poi non interagisco con i commenti su Twitter, proprio zero assoluto, cioè non ci stanno neanche gli amministratori che li moderano, quindi sotto i miei tweet ci può essere scritto di tutto, ma altro è quello che scrivo io nel tweet, altro è quello che scrive chi commenta in Twitter, no? In Twitter diventa molto molto difficile moderare, perché Twitter è proprio di per sé, come dire, un luogo di discussioni, ma siccome anche su Twitter io sono presente non per discutere, ma per fare il sacerdote, quindi per lanciare dei brevi messaggi positivi e propositivi, quindi non per entrare in... Io non amo entrare in alterchi polemici, a mio avviso non è una cosa, non mi sembra una cosa buona per un sacerdote, nel senso che... Un dialogo si potrebbe fare, ma il clima dei social non è mai, come dire, dialogico. Poi, a mio modestissimo avviso, c'è anche il valore, per quanto riguarda il contatto con un sacerdote, del dialogo a tu per tu, de viso, quindi un dialogo dentro un certo contesto, costruttivo. Quindi, vabbè, questo per dire. Nel commento c'è scritto dove sta scritto nella Sacra Scrittura che esiste il purgatorio? Nella Sacra Scrittura non è scritto che esiste il purgatorio. Ci sono dei brani anche qui. Comunque così sto rispondendo al commento. Che offrono per i morti nel libro dei Maccabei alcuni passaggi delle lettere paoline, cioè alcuni peccati sono come il legno e come la paglia. Quindi vengono eliminati attraverso il fuoco, ma non c'è un fondamento esplicito. Però il purgatorio è un dogma di fede, d'accordo? Quindi bisogna un pochino guardarsi da questo. Questo perché il nostro Signore, prima di andare via, ha detto: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Verrà però lo Spirito Santo e vi porterà la verità tutta intera. Ora, lo Spirito Santo, come noi sappiamo, ha un carisma certo di verità quando parla in maniera autorevole attraverso il Sommo Pontefice o attraverso il Collegio Episcopale, quindi Papa insieme a tutti quanti i vescovi, soprattutto nel Magistero solenne straordinario di un concilio. Però lo Spirito Santo parla anche attraverso le bocche e gli scritti dei santi, perché gli santi sono santi, i santi dottori, perché sono stati pieni di Spirito Santo, mossi dallo Spirito Santo. Certo, non è che una cosa la dice un santo e quindi quello, ripeto, è un dogma di fede, ma una cosa detta da un santo è una cosa detta da un santo. Se poi quei santi sono due, sono concordi sulla stessa cosa, che capiamo, no? Se sono tre, se sono quattro, se sono cinque, si creano poi tutta quanta quella serie di belle dinamiche. Perché la Chiesa è una realtà viva, d'accordo? Non è una realtà morta, la Chiesa continua a vivere nel corso del tempo, attraverso appunto i santi. Non è una religione del libro, non è una religione del libro, per carità, per noi la Bibbia è basilare, è fondamentale, però non è una religione del libro, il cristianesimo, non lo è. Il cattolicesimo, meglio ancora. Allora, dicevo in questa omelia di ieri, che la Chiesa, cioè, non è, cioè la Chiesa non si identifica né con un'istituzione umana,
come dire, sociopolitica, né tantomeno con i membri di quella parte di chiesa che è appunto la chiesa militante, o oggi preferiscono chiamarla, dato che non gli piace a molti il linguaggio militaresco, preferiscono chiamarla pellegrinante. Io ritengo che il linguaggio militaresco, biblicamente fondato, perché è San Paolo che parla della nostra lotta, che non è contro creature di sangue e di carne, ma contro gli spiriti del mare. È chiaro che noi siamo soldati, ma non è che andiamo a fare la guerra. Né ci facciamo la guerra gli uni con gli altri, né tanto che non la facciamo gli altri esseri umani con mitra o con cose del genere. La facciamo contro i diavoli, però noi siamo in guerra, e come? Comunque, chiuso parentesi. Ma la Chiesa quindi non si identifica, cioè non è che uno può farsi un giudizio sulla Chiesa, per esempio, adesso guardandosi un pochino in giro, dice: com'è la Chiesa adesso? Chi sono i preti di oggi? Chi sono i frati di oggi? Come sono i vescovi di oggi? Come sono i cardinali? Sì, allora, oggi, allora, la Chiesa militante oggi si trova certamente sul pianeta Terra nell'anno 2021, ma è un momento molto, molto ristretto da un punto di vista storico. Figuriamoci, il pastore di Erma dice che la Chiesa, se un giorno, era una signora anziana, anziana, anziana. E dice: ma chi è questa? Questa è la Chiesa. Dice: ma come fa a essere così anziana che il nostro Signore Gesù Cristo l'ha fondata 150 anni fa? Mica così anziana. 150 anni fa la Chiesa è stata la prima cosa a cui ha pensato la Santissima Trinità dopo aver creato, figurati, ha cominciato a concepirla nell'atto stesso della creazione. La Chiesa è la sposa di Cristo. Un giorno vedremo la Chiesa sposa di Cristo, quando l'ultimo giorno la vedremo. Quando ci sarà la resurrezione della carne e tutti quanti i santi saranno appunto in paradiso con l'agnello. Adesso la Chiesa attualmente si trova in tre, li vogliamo chiamare luoghi, stati, fate come volete, tanto per farci capire. C'è la Chiesa trionfante che abbiamo celebrato il 1° di novembre, oggi è il 3, quindi la Chiesa purgante il 2. Facciamo che per festeggiare sta catechesi festeggiamo la Chiesa militante il 3, però ce lo inventiamo, insomma, no? Di novembre. Quindi, allora, questo per dire, cioè, tutti quanti i santi che ci hanno preceduto stanno in paradiso. Cioè, e chi sta in paradiso già sicuramente appartiene alla Chiesa di Cristo. Noi che stiamo sulla terra, guardate che mica è detto che tutti quanti i cattolici battezzati, compresi i ministri, ci metto dentro pure io, i religiosi, le religiose, non è che per il fatto che tu sei battezzato o porti addosso un abito nero, viola, rosso, marrone, grigio, celeste, bianco, che ne so, i vari ordini religiosi, insomma, no? Non è che per questo stesso fatto tu andrai in paradiso, cioè, come spiegava Sant'Agostino, nella terra la Chiesa è corpus permixtum, cioè ci sono dentro il seno del corpo visibile della Chiesa i santi, ci sono sempre santi, ma sono anche peccatori. Questa divisione tra santi e peccatori non avviene sulla terra, avviene dopo la vita terrena. Quindi che dentro la Chiesa militante ci siano oggi, e ci sono sempre stati, peccatori, quando non ci fa proprio né caldo né freddo, peccatori, traditori, rinnegatori, Giuda novelli, ci sono sempre stati, però dobbiamo sempre ricordare che insieme a questi ci sono stati e ci sono anche adesso, mentre io sto parlando. Udite, udite, lo sapete che in questo momento storico noi stiamo camminando insieme a un bel po' di santi che stanno calcando il suolo del pianeta Terra. Ci sono. Non li conosciamo ancora, perché vedete, un santo, a volte Nostro Signore i santi proprio in vita li quasi nasconde, cioè ne occulta le virtù. E li fa addirittura apparire al contrario di quello che sono i segni della Divina Provvidenza. Altre volte invece un santo è già popolare anche in vita, diciamo così, è abbastanza acclarato, no?
Attenzione però che altri, specialmente di questi tempi, oggi si fanno facili canonizzazioni prima del tempo di personaggi, insomma, che poi di santo, altro è essere santi, altro è cavalcare oggi l'onda dell'emotività e del consenso popolare. Ecco, d'accordo, che ti porta facilmente alle stelle. Ma chi cavalca l'onda dell'emotività e del consenso popolare potrà essere osannato dagli uomini, ma non è osannato dall'Altissimo. E questo proprio su questo non c'è nessunissimo dubbio. La chiarezza del Vangelo. Quindi tutte queste cose per dire che, salvo l'introduzione che faremo questa sera, su San Giuseppe noi ci metteremo in ascolto della grande tradizione spirituale della Chiesa. Ci sono anche delle rivelazioni private, d'accordo? Io ho letto, e la suggerisco, una bellissima opera su San Giuseppe, che è La vita di San Giuseppe di Suor Cecilia Bai. Ci avevo pure pensato di fare un ciclo di catechesi su questo testo. Il problema è che temo che potrebbe risultare un po' pesantuccio, insomma, per come questo testo è scritto, i capitoli sono molto lunghi, dico per cui dico come faccio un ciclo di catechesi fatto così, perché se leggi in capitolo te se parte 20 minuti, 25 anche solo per la lettura, quindi potrebbe essere un po' pesante, e dopo 25 minuti che dici, insomma, cioè, però è raccomandabilissimo. Molti sapranno, io lo so, non ho approfondito abbastanza, anche su questo poi bisognerà attendere il giudizio della Chiesa, le apparizioni di Ita Piranga, Edson Glauber, come tutti quanti sapranno, ci ha lasciato da non molto tempo il veggente di Ita Piranga, quindi adesso il fatto che ci abbia lasciato, quindi che sicuramente il fenomeno è chiuso. Ecco, apre già le porte ad una possibile, come dire, ulteriore indagine da parte della Chiesa. Ci sono delle cose molto molto belle, molto molto interessanti dette e rivelate su San Giuseppe, che è uno dei protagonisti di Tapiranga. Una, per esempio, è quella che San Giuseppe vorrebbe, in base a queste apparizioni, quel poco che io so allo stato attuale, non ho approfondito bene, che si celebrasse oggi il primo mercoledì del mese, così come il primo venerdì e il primo sabato del mese. San Giuseppe avrebbe detto che la sua figura è molto importante essere uniti con lui per i tempi che stiamo vivendo. San Giuseppe avrebbe anche detto che Dio ha intenzione di mostrare al mondo il suo cuore castissimo e di affiancare la devozione al suo cuore castissimo a quelle già da tempo in auge nella Chiesa, che sono al Sacratissimo Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. Quindi queste sono, per esempio, due, sicuramente ce ne saranno altre, però delle rivelazioni private su San Giuseppe di cui io sono venuto a conoscenza di qualcosa. Ok, qui però ci atteniamo a questo percorso, appunto, è un percorso ecclesiale su San Giuseppe, che si basa sulla testimonianza di autorevoli esponenti. Allora, l'intento dell'autore è semplicemente, come spiega nell'introduzione, quello di far conoscere meglio la figura di San Giuseppe perché molti lo possano amare. Il testo si chiama Il più santo dei santi, l'autore dice che dopo Maria è il più santo dei santi, addirittura con una grandezza che sta al di sopra di tutti gli angeli e i santi. Io non voglio certamente mettermi a livello dell'autore. Io personalmente ho sempre pensato che sicuramente San Giuseppe è il più santo tra i santi, tra gli esseri umani. E qui non c'è contraddizione perché qualcuno dice: ma come fa a essere San Giuseppe il più santo dei santi quando Gesù ha detto: in verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto uno più grande di San Giovanni Battista. Quindi sarebbe San Giovanni Battista il più santo degli uomini. Ma no! Perché Gesù dice subito dopo: il più piccolo nel regno dei cieli è il più grande di lui. San Giovanni Battista, diciamo così, è il più santo perché è il vertice della santità tra i santi dell'Antico Testamento. Questo sì.
ma il più piccolo nel regno dei cieli, cioè nel Nuovo Testamento, è più grande di lui. Quindi, perché? Perché c'è il battesimo sacramento. Battesimo sacramento, anche se oggi non ci pensiamo, è una cosa grossa. Ecco. Quindi, da un punto di vista oggettivo, il battesimo sacramento rende, come dire, ci immette in una condizione sublime da un punto di vista oggettivo. Poi bisogna vedere se una persona corrisponde alla grazia battesimale e santa ci diventa, no? Quindi, però San Giuseppe, certamente, come nota l'autore qui nell'introduzione, San Giuseppe, cioè, è stato lo sposo di Maria ed è stato il padre putativo di Gesù, cioè San Giuseppe a Gesù lo chiamava figlio e Gesù a San Giuseppe lo chiamava padre, certamente padre adottivo, padre putativo, però insomma dire questa cosa è molto grossa. Il nostro Signore non avrebbe mai affidato a un non santissimo la custodia dei suoi tesori più preziosi, che sono la Madonna e Gesù. Quindi stiamo parlando di un fuoriclasse, d'accordo? Cioè, sicuramente è il più santo tra gli uomini. La Madonna, come sappiamo, sicuramente ha superato di gran lunga anche tutti quanti gli angeli. Mo, adesso non vorrei mettere, insomma, in queste questioni. San Giuseppe è più santo di San Michele Arcangelo. Insomma, andare sopra gli angeli, specialmente gli angeli di un certo calibro, la Madonna ci va sicuro, d'accordo? Però la Madonna è un unicum assoluto. Cioè, per quanto San Giuseppe fosse santissimo, credo che ci fosse una discreta distanza, poi senza voler per niente sminuire la portata della figura, no? Però tra lui e la Madonna c'è una discreta distanza, nel senso che la santità di Maria Santissima è veramente qualcosa di umanamente inconcepibile. Tuttavia, ripeto, la santità di San Giuseppe è un astro luminoso. Certamente si può più che ragionevolmente pensare che tra i nati di donna, tra l'Antico e il Nuovo Testamento, più santo di San Giovanni Giuseppe, più santo, scusate, di San Giuseppe, non c'è nessuno. Ecco, poi se San Giuseppe, per questo suo status del tutto peculiare, sia andato anche al di sopra degli angeli, io sinceramente mi astengo. Ecco, non voglio mancare di riguardo, perché se fosse vero non voglio trovarmi dinanzi al nostro Signore che dice che non è vero. Però se fosse troppo, non voglio trovarmi dinanzi a San Michele che dice, padre, dico, stai quieto, stai cauto, insomma, perché gli angeli sono gli angeli, sono, nel senso che il più scramoso degli angeli, diceva San Tommaso d'Aquino, è più grande del più grande fra gli esseri umani. Quindi, da un punto di vista proprio oggettivo, figuriamoci la santità dei sette angeli assistenti, tra cui sono San Michele, San Raffaele e Gabriele. Quindi non mi voglio imbarcare in questa questione. Allora, per quanto riguarda i fondamenti biblici della figura di San Giuseppe, allora, non sono tanti, evidentemente, no? Ci sono da quelle frasi applicabili a San Giuseppe, no? Che si possono cogliere qua e là nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Qui l'autore fa alcuni esempi. Per esempio, l'amministratore fedele e prudente che il padrone mette a capo della servitù per distribuire la razione al tempo dovuto. D'accordo? Questo è un passo di Luca del capitolo 12, 42. Custode del Signore che verrà glorificato. Stralcio del libro dei Proverbi, un versetto del libro dei Proverbi, versetto 18 del capitolo 27. Un uomo fedele che verrà lodato, due versetti dopo, Proverbi 28-20. E poi però soprattutto, poi, frasi di San Paolo, ti ho reso padre di molti popoli, Romani 4-17. O anche: bene, servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo padrone, no? Parabola dei talenti, Matteo 25. Ecco, ma
Una figura rappresentativa di Mosè, di San Giuseppe, a detta di più di qualche autore, fu il Noè veterotestamentario. Perché? Perché Noè accolse, come sappiamo, nell'arca la colomba, portatrice di un ramo di ulivo. La colomba che porta un rame di ulivo, cioè cosa annunciava la colomba? La fine del diluvio e la salvezza degli uomini. E San Giuseppe ha accolto Maria, la mistica colomba, che ha portato al mondo il principe della pace, il Salvatore, cioè Gesù. Questi accostamenti si chiamano tecnicamente tipologici, sono molto belli. E oggi sono molto lontani dalla mentalità dell'uomo contemporaneo. Ecco, io a suo tempo, proprio la mia tesi dottorale approfondiva questa particolare forma molto edificante, molto spirituale, di lettura biblica, in particolare, diciamo così, l'esemplarità paradigmatica e figurale appunto, di episodi o personaggi biblici dell'Antico Testamento. Questa è la cosiddetta tipologia, il metodo tipologico che, insieme a quello allegorico, era amplissimamente utilizzato nella patristica, con moltissimo profitto spirituale. Anche se c'ha poco, diciamo così, di scientifico, tra virgolette, in relazione a quello che oggi è ritenuto essere accostamento scientifico ai testi sacri, no? Sulla base come dire, delle evoluzioni esegetiche del secolo scorso. Oh, un'altra figura di San Giuseppe nell'Antico Testamento, per esempio, è Mardocheo nel libro di Ester, figura interessantissima, no? Lo zio di Ester, quello che poi la incaricherà di prendersi cura del popolo di Israele, dato che si era ritrovata al cospetto del re Aman, no? Perché? Perché Mardocheo, in particolare, ecco, che si legge nel versetto 9 del capitolo 11, fece un sogno. San Giuseppe, che è l'uomo dei sogni, no? E vide una fontanella che si trasformava in un fiume di grandi acque e comparve una lucetta che si trasformò in sole. Fontanella, grandi acque, lucetta, sole, non è tanto difficile fare gli accostamenti, no? Questa piccola fontanella trasformata in sole, vabbè, nell'episodio veterotestamentario era Ester che il re prese come sposa, il re rendendola regina, d'accordo, il re Aman. Però chiaramente nella tipologia Ester è figura di Maria e questo grande sole è evidente che rappresenta Gesù, no? Mardocheo stesso, che dopo il trionfo del bene, dopo che Ester riesce a far fare giustizia e a far distruggere l'empio Aman dal re Assuero, Mardocheo stesso diventa una figura rappresentativa di Giuseppe, cioè il primo dopo il re, il viceré. Quindi il più importante dopo Gesù, che è il re, e dopo Maria, che è la regina. Ecco, però parte più importante, diciamo così, la figura più significativa per quanto riguarda la Sacra Scrittura per accostare a San Giuseppe, anche da un punto di vista tipologico, è il Giuseppe figlio di Giacobbe, di cui si legge nella parte finale del libro della Genesi. Sappiamo la storia di Giuseppe. Giuseppe era un figlio, uno dei figli di Giacobbe, un figlio di predilezione da parte di Giacobbe e per questo suscitò l'invidia dei suoi fratelli, che prima decisero di ucciderlo, poi su consiglio di Ruben, anziché ucciderlo, decisero di venderlo a dei viandanti, commercianti. E rocambolescamente Giuseppe si trovò così in Egitto, dove arrivò certamente non in pompa magna, ma
trovò favore agli occhi del faraone fino a diventare addirittura il viceré dell'Egitto. Vedete, un'altra volta, no? Viceré, quindi viceré. Ecco. E il famoso testo di Genesi 41:55, andate da Giuseppe e fate ciò che lui vi dirà. Se uno vede anche le rappresentazioni iconografiche di Giuseppe, spesso troverà la scritta sotto San Giuseppe, ite ad Iosef, che è l'equivalente in latino, no? Quindi andate da Giuseppe, tra l'altro, e fate quello che lui vi dirà, no? Insomma, una cosa non molto dissimile, disse la Madonna a Cana, fate quello che lui vi dirà. Quindi sono sicuramente significative, no? Ovviamente questa frase a Giuseppe, figlio di Giacobbe, andare da Giuseppe e fate quello che vi dirà, era applicata al tempo della carestia, no? Perché San Giuseppe aveva il compito da parte del faraone di distribuire il grano raccolto perché la gente non morisse di fame, no? Però anche questo, no? Giuseppe, figlio di Giacobbe, viceré d'Egitto, e così, quindi più importante dopo il faraone, e così San Giuseppe è viceré della Chiesa, cioè il più importante di tutti i santi. Giuseppe distribuiva il pane materiale, ma San Giuseppe ha fatto crescere colui che sarebbe diventato il pane eucaristico per tutti noi, non il pane del corpo, ma il pane dell'anima, l'alimento dell'anima. Al riguardo, cominciamo a vedere qualche autore, quindi. Il grande San Bernardo e qualche papa cita qui il padre Pegna. San Bernardo scrive: quel Giuseppe venduto per invidia dai suoi fratelli e portato in Egitto, cito proprio testualmente, perché qui quando si parla dei santi bisogna citare, prefigurò la venita di Cristo. Questo Giuseppe, fuggendo da Erode, quindi Giuseppe sposo di Maria, portò Cristo nella terra d'Egitto. Sorte simile a Giuseppe della Bibbia, no? Quello, mantenendosi fedele al suo Signore, non volle acconsentire alla cattiva intenzione della sua signora. Questi, riconoscendo vergine la sua signora, madre del suo Signore, la custodì fedelissimamente, conservando se stesso in castità. A quello fu data la comprensione dei misteri dei sogni. Altra caratteristica del San Giuseppe dell'Antico Testamento erano i sogni, ma San Giuseppe del Nuovo Testamento ne fa tre di sogni. Tant'è vero che i suoi fratelli lo dileggiavano chiamandolo il sognatore, no? Questi meritò di essere conoscitore e partecipe dei misteri sovrani. Quello riservò il grano non per sé ma per il popolo, e questi ricevette il pane vivo disceso dal cielo. Vedete come anche San Bernardo si situa in questa lettura, per custodirlo per sé e per il mondo intero. Indubbiamente questo Giuseppe, col quale si sposò la madre del Salvatore, fu un uomo buono e fedele. Oh, Papa Pio IX, il grande Papa Pio IX, l'8 dicembre del 1870, quindi significativamente a Papa Pio IX piaceva tanto l'8 dicembre, quindi nel 1854 fece l'Immacolata, e nel 1870 proclamò San Giuseppe patrono della Chiesa universale. Sicuramente questo è uno dei motivi per cui siamo raccomandati di invocarlo anche adesso. Perché adesso la Chiesa è sotto pressione, è sotto prova, quindi più che mai dobbiamo stringerci in questi nostri tempi a San Giuseppe. Quindi, in modo simile a come Dio mise a capo di tutta la terra d'Egitto con Giuseppe, figlio del patriarca Giacobbe, disse Pio IX, ora beato, affinché immagazzinasse frumento per il popolo, così, all'arrivo della pienezza dei tempi, quando stava per mandare sulla terra il suo figlio unigenito, Salvatore del mondo, Dio scelse un altro Giuseppe, del quale il primo era stato tipo e figura, vedete la tipologia, che rese padrone e capo della sua casa e del suo possesso, e lo scelse come custode dei suoi principali tesori. Papa Pio IX, per quanto mi riguarda, un papa che ha fatto il dogma dell'Immacolata. È il Papa che ha fatto il dogma dell'Immacolata. Quindi, allo stesso modo, Papa Leone XIII, altro grandissimo Papa, mi avviso ancora poco valorizzato. Io spero tanto che sia fatto santo anche Leone XIII, quindi che
perché è stato un grandissimo papa, a mio modestissimo parere, nell'enciclica Quamquam Pluries del 15 agosto del 1889 dice: affermata l'opinione in non pochi padri della Chiesa, e concordando su questo la Sacra Liturgia, che quell'antico Giuseppe, nato dal patriarca Giacobbe, aveva abbozzato la persona e destini di questo nostro Giuseppe e aveva mostrato col suo splendore la grandezza del futuro custode della Sacra Famiglia. Attenzione a questo passaggio, no? Quindi, in non pochi padri della Chiesa e concorde la Sacra Liturgia, cioè la Sacra Liturgia contiene nei testi eucologici, quindi nei suoi testi di preghiera, accostamenti della persona di San Giuseppe, sposo di Maria e padre di Gesù, alla figura tipologica di San Giuseppe, figlio di Giacobbe dell'Antico Testamento. Stessa interpretazione viene espressa da Papa Pio XII, quando istituì la festa di San Giuseppe lavoratore nel 55, applicando anche lui le parole della Genesi ite ad Iosef a San Giuseppe, quindi 41-55, Genesi 41-55, ugualmente fece Paolo VI. Molti autori sacri, infine, riferiscono a San Giuseppe anche le seguenti parole riguardanti Giuseppe, viceré d'Egitto, si leggono sempre nel libro della Genesi: germoglio di ceppo fecondo è Giuseppe, germoglio di ceppo fecondo presso una fonte i cui rami si stendono sul muro. Questo è Genesi 49-22. Poi ancora, il faraone disse ai ministri: potremo trovare un uomo come questo in cui sia lo spirito di Dio? Poi il faraone disse a Giuseppe: dal momento che Dio ti ha manifestato tutto questo, nessuno è intelligente e saggio come te. Tu stesso sarai il mio maggiordomo del re dei re, e ai tuoi ordini si schiererà tutto il mio popolo. Solo per il trono io sarò più grande di te. Il faraone disse a Giuseppe: ecco, io ti metto a capo di tutto il paese d'Egitto. Insomma, San Giuseppe è stato posto a capo della Sacra Famiglia, che è molto più del paese d'Egitto, no? Il faraone si tolse di mano l'anello e lo pose sulla mano di Giuseppe, gesto importantissimo nell'antichità, no? Lo rivestì di lino finissimo e gli pose al collo un monine d'oro. Poi lo fece montare sul suo secondo carro e davanti a lui gridava Abrech, cioè in ginocchio. E così lo si stabilì su tutto il paese d'Egitto. Espressioni queste qui che molti autori sacri, ci riferisce sobriamente l'autore, riferiscono a San Giuseppe. Ecco, questo è un po' il quadro, vedete, scarno e con molte letture profondamente, ecco, tipologiche e alcune anche allegoriche, no? Che si accostano, quindi che si fondano su degli accostamenti, tra ciò che nell'Antico Testamento è riferito soprattutto alla figura di San Giuseppe, figlio di Giacobbe, ma non solo, ad alcune caratteristiche prorogative che noi abbiamo conosciuto nella figura neotestamentaria e di spicco del grande San Giuseppe. Quindi ci congeliamo, questa catechesi cercherà sempre di stare nei margini di 40 minuti, un pochino più breve, pensando bene alla frase ite ad Iosef, ricordando la sua nomina patrono della Chiesa universale e protettore della Chiesa universale. Nei momenti forti di prova e di tribolazione, la Chiesa deve rivolgersi a due paladini, San Michele e San Giuseppe. Non per niente, insomma, San Giuseppe, io tra l'altro ho la grazia e la fortuna di stare in un paesino di cui è il patrono. E insieme alla comunità dei fedeli, qui abbiamo imparato il termine della Santa Messa, dopo aver invocato la Madonna, invochiamo anche San Michele e San Giuseppe con la bellissima preghiera a Teo Beato Giuseppe, perché possa proteggere tutti noi, la nostra comunità, ma anche tutta quanta la Chiesa nella lotta contro il potere delle tenebre. Ecco, vedremo in questo ciclo di catechesi, se Dio vuole, quanto è importante la figura, la persona, la mediazione e l'intercessione di San Giuseppe nel nostro cammino di santificazione, nel nostro combattimento spirituale, personale, ripeto, e soprattutto della Chiesa in quanto tale. Le porte degli inferi non prevarranno, certamente, ma anche grazie all'azione, all'intercessione e alla potenza di San Michele e di San Giuseppe.
Appuntamento per questa catechesi è sempre il primo mercoledì del mese, se Dio vorrà, e quindi, a Dio piacendo, ci vedremo il primo mercoledì di novembre. La mia benedizione a tutti, alla prossima. Dio vi benedica.